Ciao a tutti, eccoci ritrovati ancora una volta per modellare la testolina del nostro Apelfo, ma anche le manine e la preparazione delle antenne, che poi andremo a montare in un successivo tutorial. Quindi eccoci pronti per modellare un pezzo di pasta, color dell'incarnato che preferiamo, con un po' di cipria vecchia che abbiamo in casa, ma anche con del fardo o semplicemente con della tempera color carne o un rosato molto chiaro. Quindi impastiamo il nostro piccolo pezzo di pasta e andiamo a formare le classiche gocce che andremo ad assottigliare nella parte superiore per poi fare delle piccole incisioni che saranno le ditina del nostro Apinelfo. Quindi con un cutter, con un coltellino, ma anche con delle forbicine molto sottili, andiamo ad incidere le dita 1, 2, 3, 4 ed eccole. Le lavoriamo anche dall'interno per dare una forma e un po' di movimento alla manina. Ovviamente seguiremo lo stesso identico procedimento anche per realizzare l'altra manina, che andremo poi ad appoggiare sul centro del fiore, perché il nostro Apinelfo sarà proprio adagiato comodamente su questa deliziosa margherita. Per aiutarci ad appiattire e a far aderire bene la manina nel centro del fiore, come vedete, possiamo spennellare semplicemente col nostro pennello intinto con un po' di colla e anche di acqua, e andremo sempre a fare quel lavoro di levigatura che ci aiuta tantissimo. A questo punto passiamo proprio alla testa. Precoloriamo quindi la pasta, o se lo stesso impasto di prima lo abbiamo già pronto, lo stesso ovviamente delle mani. Cerchiamo di utilizzare lo stesso impasto per avere la stessa identica colorazione delle mani, delle orecchie e del viso. Prendiamo le giuste proporzioni, adagiando la pallina di pasta al resto del corpo. Lo schiacciamo leggermente ai lati per allungare leggermente il volto. E a questo punto noterete che aiutandomi con il tubicino, chiamiamolo così, di un pennellino, di uno sgarzino o anche con uno stuzzicadenti, magari con un bastoncino di legno un po' più spesso, di uno stuzzicadenti, ci aiutiamo a dividere il viso in due parti che non sono uguali. Noterete che la prima parte, quella della fronte, è un po' più larga, un po' più lunga.
La parte invece sottostante è quella delle guance, dove andremo a incidere il naso e la bocca. Aiutandoci con le mani, con le dita o con degli attrezzini, come vedete in questo momento, cerchiamo di in qualche modo portare fuori dalla pasta quello che sarà il nasino, far sporgere un po' di più le guanciotte e lavoriamo la fronte e gli incavi, chiamiamoli così, per evidenziare sempre di più la sporgenza, come vedete, del nasino, dividendolo dalla parte in cui andrà la bocca. Come vedete, con questo attrezzo che ha la punta in silicone e quindi è morbida, una certa morbidezza che ci permette di fare tante piccole fessure, tante levigare le rotondità della pasta senza però incidere eccessivamente e senza sformarla. Quindi vado a incidere un po' le rughette e i segni delle sopracciglia, dell'arcata sopraccigliare, e con uno stuzzicadenti incido anche le narici. Con un altro attrezzo, ma anche col coltellino, andiamo adesso ad incidere la bocca. Formiamo una sorta di taglio, ecco, che andiamo a unire, e delle piccole fessure o dei piccoli puntini, buchini, ai lati della bocca, che poi appunto uniamo con quel taglio e andiamo a incidere leggermente verso l'interno dell'impasto, cercando di aiutarci con questo coltellino per far fuoriuscire leggermente la parte superiore, come state vedendo qua, ma anche quella superiore, che sarà il labbro appunto inferiore e superiore. Poi andiamo a levigarlo con questo attrezzino, sempre con la punta in gomma, che ci aiuterà a dare la forma delle labbra. E poiché io amo tantissimo le fossette laterali, le faccio quasi sempre ai miei visetti. Eccolo qua. Una volta che la testolina è pronta, facciamo la prova e dovremo ovviamente attaccarla al resto del corpo. Quindi inseriamo uno stuzzicadenti. Ora dovremo inserire la testolina nel resto del corpo, quindi inseriamo uno stuzzicadenti per tenere unito il tutto, un pizzico di colla vinilica e dopo un po' di prove, dandogli la giusta direzione, abbiamo infilato anche la testolina. Sigilliamo il tutto per sicurezza, sempre con un altro po' di colla. Eccolo qua. Molte di voi mi hanno chiesto le dimensioni e le misure del fiore, in questo caso anche del nostro apelfo. Voi guardate le mie mani come punto di riferimento e capirete, non c'è una misura speciale o specifica, siete voi a deciderlo. Considerate che questo è un esempio di calamita, quindi non potrà essere tanto grande. Adesso andremo a preparare le antenne. Prepariamo quindi un altro impasto, un altro piccolo pezzo di pasta giallo, precolorato. E tra le dita, come sempre l'indice e il pollice, precoloriamo il pezzettino di pasta con un po' di giallo, tempera gialla. Faremo due palline che diventeranno poi delle gocce, piccole gocce.
Abbiamo preparato precedentemente, eccolo, il fil di ferro. Ora dovremo inserire queste due palline di pasta nel fil di ferro, quindi aiutandoci con un pizzico di colla. Ecco che inseriamo il fil di ferro all'interno delle palline. E facciamo questo lavoro con l'indice e il pollice, schiacciando leggermente per dare la forma allungata alla pallina, rendendola quindi più una goccia. Ecco le antenne della nostra apina. Stesso lavoro con l'altra. Vedete, pallina, la inseriamo, andiamo a schiacciare leggermente e allungarla. Dopodiché le lasciamo asciugare. Io ho sempre con me un piccolo pezzo di polistirolo sul quale adagio tutte le sculture che devono asciugare. E mentre asciugano, non perdiamo tempo, cominciamo a far arrossire un po' le gote di questo apelfo. Quindi con un po' di fard vecchio che non usiamo più, noi lo ricicleremo per dargli un po' di colorito. Era troppo bianco. Quindi i suoi rossettini li otterremo così. Sbizzarritevi! Una cosa molto importante che devo dirvi è che quando ci accingeremo a fare il suo cappuccio, dobbiamo assicurarci che la testolina sia ben asciutta, altrimenti rischieremo di deformarla. Benissimo, ragazze! Adesso ci dedichiamo al suo cappuccio. Precoloriamo un po' di pasta con del marrone e formiamo un piccolo cilindro, lo appiattiamo col nostro mattarello . Chi di noi non ha il mattarello del Didò dei nostri bambini? Nah, non ci credo, ce l'abbiamo tutte. E una volta che otteniamo lo spessore desiderato, questo sta anche a voi, applichiamo un po' di colla vinilica sul suo capo e poi gli poggiamo sopra il suo cappuccio, che è ovviamente ancora una striscia di pasta, ma voi gli darete la forma che desiderate. Questa è la mia. Quello che rimane in più va tolto e va levato con le forbicine. Togliamo la pasta in eccesso. Rilevichiamo, uniamo i lembi di pasta col nostro attrezzo. Quando lo giriamo, andiamo a poggiarlo sulla superficie in modo da appiattire il retro della nostra scultura, perché comunque sarà una calamita, quindi sarà una scultura in 2D e dietro dovrà essere piatta. E poiché ci rifacciamo sempre al nostro modello realizzato precedentemente, eccolo appunto, andiamo a realizzare anche al nostro cappuccio la famosa texture, come il corpicino. Quindi bagniamo il cappuccio con un po' d'acqua e con uno stecchino, un cutter o un attrezzo appuntito andiamo ad effettuare le nostre piccole incisioni sul cappuccio. Ormai le sapete fare benissimo, ho visto le foto che mi avete inviato, vi ringrazio, siete tutte bravissime, per cui proseguiamo e incidiamo. È molto importante ricordarsi che la porcellana fredda, rispetto ad altre paste termoindurenti, secca molto velocemente durante le fasi della lavorazione, per cui è indispensabile che la si bagni spesso, soprattutto quando si vanno ad effettuare questo tipo di incisioni. Ricordatevelo, ogni tanto bagnare con dell'acqua.
Una volta finite le incisioni, ricordiamoci che dobbiamo andare ad effettuare dei piccoli forellini laterali. Perché? Perché lì andranno inserite le sue orecchiette. Ecco qua. Ci siamo ragazze, ora mancano solamente le antenne e le sue orecchie. Spero vi sia piaciuto anche questa parte. Vi abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!